Presidente, grazie. Ha toccato tanti temi che saranno poi un po' il cuore di questa giornata. E quindi purtroppo mi tocca passare la palla a fare queste domande. No, perché veramente sono incuriosito da questo trade-off, cioè se meno costi, meno prezzi per il consumatore vuol dire per forza meno diritti. Magari, professoressa Rossi Carleo, lei che è emerito di diritto privato dell'Università Roma 3, cioè, ha dedicato ampia parte della sua ricerca ai temi dei diritti dei consumatori. Ci dobbiamo rassegnare a questo? Che cosa sta emergendo e quali sono le prospettive? Perché anche inquietano un po' questo termine ombra, shadow. Io sono abituato a occuparmi di economia sommersa, quindi insomma, quando se sento la parola ombra, cioè, mi scatta sempre un campanello d'allarme. Cioè, ci spieghi lei, insomma, che cosa sta succedendo? Buongiorno a tutti, non vorrei deludere, diciamo, subito l'uditorio dicendo che non voglio in questa sede ora rispondere a una domanda per la quale credo che si dovrà aprire un dibattito su quanto abbiamo scritto e quindi tecnicamente la vorrei rinviare alla relazione, diciamo, all'introduzione veramente tecnica di Fabio Bassani. Però vorrei cogliere dalle parole che ha detto chi mi presenta, chi mi ha preceduto, cioè dal Presidente Finzi, l'occasione piuttosto che per fare un intervento, per fare un ringraziamento. Un ringraziamento che per la verità va a tutti coloro, e quindi anche alla sala, perché a tutti coloro che a vario titolo, e sia pure con diversa intensità, partecipano ormai da anni attivamente a questo appuntamento. Perché? Perché vorrei sottolineare che di anno in anno si conferma la rilevanza di questo incontro. La rilevanza che si fonda, e l'ho già accennato Mario Finzi, su una cultura dialogica nel tentativo di non lasciarci sfuggire la realtà che cambia, entrando in contatto diretto con essa. Quindi, attraverso quella che Mario Pizzi ha indicato, ed è così, una corsa continua e che quindi anche, diciamo, una necessità di continuare a discutere su questi temi. Mi sembra importante un punto sottolineare che, come emerge con evidenza dal susseguirsi di questi rapporti di Consumer Forum che sono curati da Roma 3, in particolare dal Dipartimento di Economia Aziendale, che in un mondo che è caratterizzato dall'accelerazione che determina continui cambiamenti, ed è questo necessario, infatti vi ho detto, sono delle opportunità e quindi non dobbiamo vedere solo negativamente, dei cambiamenti nello scenario del mercato. Uno scenario del mercato che, già invito alla discussione che ci è stato fatto dal nostro coordinatore, ci dice, muta praticamente i suoi confini, ma anche i suoi connotati. E quindi, diciamo, che cosa sottolineiamo? Sottolineiamo che solamente il dialogo, quindi una verifica costante, ci consente di far sì, come richiamo a studi filosofici, quindi ad Arthur Rosa, eccetera, di non subire questa accelerazione come un'alienazione. Diciamo, questo l'invito che il dialogo fa. Dobbiamo stare attenti che quell'accelerazione non diventi semplicemente alienazione e quindi la dobbiamo tenere sotto controllo. E mi auguro e auguro a tutti noi che questo ascolto possa renderci non semplici spettatori della realtà che cambia, ma in effetti accogliere le innovazioni facendo in modo che non travolgano alcuni valori condivisi. Abbiamo accennato al consumatore che in effetti rispetto ad alcuni diritti è una persona per la quale alcuni diritti non sono dei diritti disponibili in termini di prezzo. Ma penso anche, abbiamo detto, che il Presidente dice, dobbiamo tutelare anche l'impresa. Attenzione, perché più che l'impresa, che in effetti si può,
Mi hanno lasciato che poi mi si può nascondere attraverso il prosumere. Noi dobbiamo tutelare anche il lavoratore, quindi si ricrea un po', torniamo quasi all'indietro. Inizialmente il consumatore parte, e in effetti ce lo insegnano le associazioni dei consumatori, quasi come una costola dei sindacati, che affronta problemi nuovi e diversi rispetto a quelli che il sindacato non poteva affrontare. Qui forse c'è, e si unifica nel termine persona, un nuovo rapporto di attenzione, quindi diciamo quello che in effetti deve essere il tema guida, diciamo, intorno al quale il rapporto di quest'anno in effetti in sintesi mira, è quello di vedere ed aprire il dibattito rispetto ai valori condivisi, che il travolgere certe regole non significa che non debbano essere tutelati. Saranno magari tutelati in altro modo, possono essere tutelati in altro modo, ma devono essere tutelati, perché anche se noi ci illudiamo di superare attraverso la deregolamentazione tutto quello che noi avevamo, diciamo, acquistato tra virgolette con il codice del consumo, questo non è superabile, perché non esiste una deregolamentazione che preveda il rispetto di principi fondamentali che sono quelli, diciamo, non solo della nostra Costituzione, ma di tutte le Costituzioni che ci circondano. E quindi, diciamo, intorno a questo tema, che poi è il nucleo duro del dibattito, cioè quali tutele, ma quali tutele tenendo conto che ci sono dei valori fondanti e condivisi che non possono essere superati, che non sono disponibili e che non possono essere ridotti in termini di prezzo. Ma più brevemente direi che il prezzo è un elemento sintetico che neanche nel codice del consumo prevede la tutela del consumatore, perché in effetti già tutto quello che noi avevamo visto in materia di clausole abusive, di clausole vessatorie, cioè, che cosa significa? Significa attenzione, non puoi valutare tutto in termini, è solo in termini di prezzo. La consapevolezza quindi riguardo al nostro futuro deve essere questa, cioè quali sono i valori che vogliamo veramente conservare. E con questo apro veramente il dibattito su quello che poi è il sottofondo della ricerca che abbiamo fatto. Vi ringrazio.